è lungo l'elenco delle persone che bisognerebbe ringraziare. Qui ne ho elencate alcune. La prima è la signora Laura Nava, che con la sua consistente eredità lasciata alla parrocchia nel 1991 ha permesso di iniziare l'opera con una rilevante base economica. A lei verrà dedicata, come ricordo riconoscente, la veranda che sta alle mie spalle, che sarà intitolata Sala Laurina Nava e che servirà come sala d'incontri, forse qualcuno passando sulla strada già ha visto che è stata messa a Natale. Carissimi, il Cristo, nato dalla Vergine Maria, che ha posto la sua dimora in mezzo a noi, si degna di entrare in questa casa e di benedirla con la sua presenza. Egli abiti con noi, alimenti la solidarietà fraterna, condivida le nostre gioie e lenisca le nostre pene. Il suo insegnamento e il suo esempio siano la nostra guida. Questa casa di accoglienza diventi un focolare di carità perché da essa si diffonda il buon odore di Cristo. Esaudisci l'umile preghiera dei tuoi figli che oggi inaugurano questa casa. Per grazia del tuo figlio fa che questa locanda del Samaritano diventi luogo di benedizione e di carità autentica. Aiuti la comunità cristiana a camminare nella sequela di Cristo, aiuti la società civile ad assumersi concretamente i propri obblighi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discendano su di voi e su questa casa e su tutti coloro che qui saranno ospiti.